Sabine Ricca a tutti. Palermo-Venezia 0-1, non c'è tanto da dire, nonostante il grande pubblico di Renzo Barbera. Purtroppo usciamo dal Renzo Barbera con una sconfitta personalmente immeritata, cioè per come si era messa la gara, per come si era giocata la gara. Non che il Palermo avesse meritato pure di passare in vantaggio, certamente qualcosa in più rispetto al Venezia l'abbiamo provato a fare, però tuttavia non è servito. Almeno nel primo tempo abbiamo provato a fare qualcosa, nel secondo tempo c'è poco da raccontare. L'unica cosa che c'è da raccontare è che siamo stati sin troppo spreconi in quelle poche azioni che abbiamo avuto anche nel secondo tempo. Si poteva fare di più. E il gol di Pierini, il gol a metà del secondo tempo, è lo specchio di una stagione. Cioè, in realtà sono due le fotografie che bisognerebbe un attimo commentare, ovvero gli infortuni di Lund e De Planche, che sono lo specchio, ritorno a ripetere, per me non è una questione di sfiga, cioè anche, però anche quando vedi che dei giocatori si infortunano così troppo spesso, cioè in due gare di playoff comunque si infortunano dei giocatori, dico, qualcosa lo staff medico avrà nella coscienza. Noi nel secondo tempo purtroppo non abbiamo completamente fatto nulla. Secondo me anche il cambio di Xhaka Traoré, per esempio, mi dispiace dirlo, a conti fatti, quelle poche volte che forse ha giocato titolare, una volta, due volte, e quando è entrato in campo non mi è mai sembrato quel giocatore da poter spaccare le partite, anzi, ha spaccato qualcos'altro che è meglio non dire. Ha perso tempo, ha fatto falli su falli. La gestione arbitrale, lasciamo perdere. Poi non voglio commentare quei tifosi, se così possiamo chiamarli, che lanciavano continuamente bottigliette, parti della coreografia, bellissima a parer mio, che abbiamo fatto in curva. Fatto così appositamente per fare che cosa? Per perdere a tavolino. Io non capisco questa cosa di lanciare gli oggetti in campo, non trovo il senso. Tuttavia, ha meritato del Venezia? Allora, secondo me no, per come si è giocata la partita. È stata una partita equilibrata, ma che alla fine, con un gol, una perla, un ennesimo eurogol che prendiamo in questa stagione, arriva da Pierini con un gol all'incrocio, con il piede sinistro, che tra l'altro mi sembra che non è il suo piede. 1-0 del Venezia, e purtroppo il Palermo, vuoi anche per il Venezia, che ha iniziato a rallentare il gioco, ha iniziato un po' con le perdite di tempo, si è iniziato a giocare sempre di meno a calcio, e molto di più sono subentrate le reazioni da parte dei giocatori. Cosa serve ora? Beh, serve un'impresa, perché comunque qua a Palermo, se magari potevi pareggiare o potevi vincere, addirittura sei andato a perdere, e adesso a Venezia, al Penso, dove ci saranno un paio di persone a sostenere la squadra, si dovrà vincere, e anche nettamente, perché neanche col 2-0 puoi stare tranquillo. Quindi là dovresti vincere un tipo per 3-0, per stare sicuro quantomeno di dire ok, ci siamo per la finale. Per noi i playoff finiranno qua? Chi lo sa, magari siamo a un piede fuori da questa possibilità. Se con un pareggio magari ancora dici ci puoi sperare, perché c'è 90 minuti, qua è preso gol, è un eurogol purtroppo, cosa che noi non riusciamo mai a fare, chissà perché, non lo capisco onestamente. È la fotografia della stagione del Palermo. Per quanto ho apprezzato la volontà, perché poi la volontà c'è stata anche oggi di provare ad imbrigliare l'avversario, ma il Venezia non è la Sampdoria, l'ha dimostrato, sia per come si sono messi in campo, che ripeto, secondo me sono stati anche sottotono, perché a parer mio, sapendo del risultato che poteva uscirne fuori da questa partita, diciamo magari con un pari in ogni caso sarebbe andato tutto bene. Secondo me sono stati un po' rinunciatari al gioco. Tuttavia, quell'unica azione, quella mezza azione che hanno fatto nel secondo tempo per bene, con un tiro nello specchio, alla fine sono riusciti a segnare, cosa che noi non abbiamo fatto. E gli infortuni e tutto il resto, dico, sono solamente da contorno. Sicuramente questo è lo specchio, è la fotografia di un Palermo che racconta di tantissime sfumature. Sicuramente di un Palermo che, quando ne ha avuto l'occasione per essere cinico sotto porta, non l'ha dimostrato di essere quantomeno meno egoista. Quindi magari passare subito la palla al compagno, cercare di supportare un po' di più, riempire le fasce cercando di fare le sovrapposizioni, cercando di mettere dei cross in mezzo per poter essere quantomeno pericolosi in area di rigore. Né nei calci d'angolo né nelle azioni di gioco purtroppo siamo riusciti a essere pericolosi, se non in quell'azione di Lucioni su cross, se non sbaglio, di Lund, che poi si è infortunato poi nel secondo tempo, che ha messo, come dire, un attimo i brividi al Venezia. Ma per il resto, dico, è stata una partita equilibrata, con l'unica differenza che il Venezia ha sbloccato questo equilibrio, lo ha rotto questo equilibrio,
proprio con Pierini, che così facendo adesso da una parte il Venezia è il risultato, quindi la vittoria, quindi ha preso il massimo di quello che poteva prendere Renzo Barbera, in più adesso anche se noi dovessimo vincere lì 1-0 non serve a nulla. Quindi non lo so, tifosi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Si giocherà venerdì la gara di ritorno. Adesso giustamente, come giusto che sia, per onestà intellettuale, un po' mi sono scoraggiato vedendo sto gol. Boh, chi lo sa, magari improvvisamente nella gara col Venezia il Palermo fa tre tiri, fa tre gol, un po' come ha fatto il Venezia oggi con l'unico tiro veramente nello specchio alla porta. Chi lo sa. Tuttavia, sicuramente non avremo Ceccaroni, non avremo Lunde, non avremo De Planche, quindi ennesimi infortuni di questa stagione. Sempre Forza Palermo che male non fa, quello sicuramente. Dico ragazzi, la gara che commenterò al ritorno, spero di poterlo raccontare con un altro tono, però una cosa è certa, che nel bene o nel male questa squadra la vado a sostenere sempre, la maglia si sostiene sempre. E per quanto mi riguarda, dico, siamo stati troppo passivi oggi. Nonostante dico l'impegno c'è stato, sì, ma troppo passivi. Poco ci secondo me sotto porta, quelle poche volte che abbiamo avuto l'occasione per segnare non ci siamo riusciti, mentre il Venezia all'unica vera occasione comunque ha avuto tutto il tempo quel giocatore di tirare verso la porta e ha beccato un incrocio dei pali che è manco De Planche, insomma, quando ancora non era infortunato ha potuto prendere quel pallone. Ci becchiamo direttamente venerdì con il post partita, sempre Forza Palermo. Voglio sperare di raccontare la gara di ritorno con un esito diverso e magari raccontando che il Palermo è andato in finale. O almeno ce lo auguriamo noi tutti, i tifosi del Palermo. Detto questo, complimenti al Venezia per aver vinto la gara di andata. Sono riusciti in qualche modo a portarla a casa, e nel bene o nel male. Detto questo, fatemi sapere la vostra nei commenti. Mi potete cercare come al solito in descrizione tramite i miei social, Twitch, Instagram, anche per scambiare qualche chiacchiera così. C'è anche il gruppo Telegram che mi raccomando è totalmente gratuito per chiunque, per qualsiasi squadra, per qualsiasi tifoso di calcio e non solo. E niente, ci becchiamo venerdì, ragazzi. Alla prossima.